Beh, la Lega ha lavorato con i propri rappresentanti nel territorio in maniera concreta, in maniera pragmatica, quello che facciamo in tutte le amministrazioni, nelle regioni dove governiamo e lo abbiamo fatto al governo. E quindi è chiaro che adesso raccogliamo il consenso di quello che si è seminato nel territorio in questi anni. Amministratori che ho incontrato anche oggi, che ho incontrato stamattina, appassionati che vogliono lavorare bene per il proprio territorio. Io, insomma, da friulana, come potete sentire dal mio accento, so come è nata la Lega, nel mio territorio. È nata proprio così, dalle persone capaci, dalle persone credibili, e vogliamo portare ovunque nel paese il buon governo delle regioni del nord. Ed è per questo che io sto girando anche a testimonianza di quello che è stato fatto e di quello che stiamo facendo. Ho lavorato con l'onorevole Cantalamessa, che è qua vicino a me, in questi anni di legislatura. Una persona capace e una persona che sa portare avanti le istanze del territorio, ma anche con Giampiero Zinzi che sta facendo un ottimo lavoro in regione. Beh, come lo abbiamo sempre fatto, radicamento sul territorio, comune per comune, saranno 20 giorni, 25 restano molto intensi, attraversando quattro province insieme a Gianluca Cantalamessa, sia per la Camera che per il Senato. Questo è il lavoro che stiamo facendo per ricostruire un risultato che vedrà invertire la tendenza anche in Regione Campania. Il centrodestra sarà vincente, a mio avviso, in tutti i collegi e noi proveremo a portare una rappresentanza parlamentare che sia attenta ai territori e che lavori per offrire un'alternativa al deluchismo imperante degli ultimi 7 anni. Beh, noi non guardiamo i sondaggi, però lavoriamo quotidianamente privilegiando il contatto con le persone, questo è il nostro obiettivo e quindi i risultati li leggeremo il 26 di settembre. Chiaramente chiediamo fiducia ai cittadini campani e agli elettori. Beh, io ritengo che questo debba essere il nostro obiettivo, un governo di centrodestra che dia risposta alle esigenze di sindaci e amministrazioni comunali, perché il PNRR è una prerogativa del governo e quindi noi saremo cerniera tra i comuni e il governo e da lì proveremo a costruire un'alternativa al governo De Luca, alla disamministrazione targata De Luca. Io penso alla sanità, ogni volta che qualcuno di noi è costretto ad andare in un ospedale si rende conto di come la sanità sia precaria nell'organizzazione, se non fosse per la capacità e il talento dei nostri medici e degli operatori sanitari, noi vivremmo un disastro annunciato quotidianamente. Invece dobbiamo, accanto all'efficienza dei nostri medici, mettere un'organizzazione sanitaria e dipende dalla Regione Campania, per cui serve una svolta concreta. Ma che la Lega ormai venga riconosciuta come un partito affidabile e credibile dagli elettori campani lo dicono i dati. Nell'ultimo europeo la Lega è stato il secondo partito in Campania, ha superato anche il PD prendendo 460.000 voti e superando il PD, come dicevo, sicuramente la credibilità del leader, la concretezza del leader e della Lega, perché nel 2018 abbiamo fatto quattro manifesti: flat tax, stop Fornero, stop immigrazione e legittima difesa, e in 18 mesi abbiamo realizzato quello per il quale ci eravamo impegnati. Gli elettori premiano concretezza, i cittadini chiedono concretezza e pragmatismo e la Lega lo dimostra ogni volta, lo dimostreremo anche alle prossime politiche. Cosa vi aspettate dalla provincia di Caserta? Avete messo in campo il candidato che ha avuto più voti alle regionali, Giampiero Zinzi, che è al proporzionale, però gli uninominali sono altrettanto importanti. Sicuramente sì, ma contiamo che Giampiero, ma anche tutti gli altri candidati della provincia di Caserta, sappiano interpretare al meglio la volontà degli elettori che, ripeto, già hanno premiato in questa provincia alle ultime europee la Lega, facendola diventare il secondo partito della provincia. Oggi, ancora di più, con l'inserimento di persone di valore come il nostro capogruppo alla Regione Campania, siamo convinti, voglio dire, di una gran bella affermazione che per noi rappresenta un impegno. In politica la vittoria non è il punto d'arrivo, ma lo strumento con il quale poter realizzare infatti le promesse fatte.